Eccoci, buongiorno e benvenuti a tutti nell'edizione delle ore 12 del TG 2000. Subito scopriamo insieme i principali fatti di oggi. Barbarie razzista, affermo, arrestato il presunto aggressore del rifugiato nigeriano ucciso a botte per essere intervenuto in difesa della moglie pesantemente insultata e un ultra della Fermana. Emmanuel era arrivato in Italia per sfuggire dalle persecuzioni di Boko Haram e aveva trovato accoglienza nella comunità di Don Vinicio Albanesi, che dice: questo gesto terribile, figlio del clima che si respira in città. Recentemente in zona c'erano state ripetute intimidazioni verso chi ospita i migranti. Strage di Dacca, dalle autopsie la conferma di sevizie e torture per le vittime italiane. Al Senato l'informativa del ministro degli esteri Gentiloni: non daremo tregua all'ISIS, mi appello alla comunità islamica affinché ci aiuti. Matrimoni religiosi in calo costante da un'indagine del Censis: se continua così nel 2031 le nozze in chiesa saranno solo un ricordo. Partiamo dunque dall'omicidio del profugo a Fermo. Dopo un giorno e mezzo di coma non ce l'ha fatta Emmanuel, il nigeriano picchiato a morte per aver difeso la moglie da insulti razzisti. Un ultra della squadra locale di calcio arrestato stamattina. Silvio Vitelli. Dopo l'aggressione, la paura lascia il posto alla disperazione sul volto di questa donna, la scimmia africana, come l'avrebbe definita il suo assalitore. Amedeo Mancini, ultra della locale squadra di calcio, è stato fermato poco fa con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Alto 1,90 m, corpulento, titolare di un'azienda zootecnica. Per le sue violenze sugli spalti era già stato raggiunto in passato da un provvedimento di DASPO. Secondo una prima ricostruzione, due sere fa, dopo aver insultato la donna, l'avrebbe strattonata provocando le escoriazioni. Il suo compagno, il nigeriano Emmanuel Namdi, è intervenuto. La dinamica dello scontro è ancora da accertare bene, ma nella colluttazione ad avere la peggio è stato però il nigeriano. Entrato in coma irreversibile, è morto ieri in ospedale. I cittadini, così come le istituzioni, si sono stretti nel dolore e nella preghiera nel corso di una veglia. Ti chiediamo perdono anche a nome di chi ti ha fatto del male. Sono nostri concittadini e purtroppo noi stessi soffriamo la loro aggressività. I due migranti erano stati accolti dalla Fondazione Caritas in Veritate, guidata da Don Vinicio Albanesi, lo scorso novembre. Erano in fuga dalla Nigeria, dove avevano perso tutti i loro familiari in uno degli attacchi alle chiese cristiane da parte di Boko Haram, e per arrivare in Italia avevano superato altre violenze in Libia. Una traversata che era costata la vita al bimbo che lei portava in grembo, ma che li aveva portati a sperare in un futuro migliore. Invece un italiano professionista dell'odio è riuscito ad uccidere dove Boko Haram aveva fallito. Ieri sera, dunque, a Fermo, come abbiamo visto, si è svolta una veglia di preghiera. Nell'occasione abbiamo raccolto una battuta di Don Vinicio Albanesi, che non esclude collegamenti con precedenti episodi di intolleranza in città. Ascoltate. Don Vinicio Albanesi, questa inedita violenza, secondo lei, è collegata anche con i fatti delle bombe nelle chiese fermane? Se non è collegata direttamente, certamente dello stesso ambito, cioè della stessa aggressività, dello stesso non rispetto, delle forme così violente, perché senza motivo se non quello di essere oppositivi, e questo è certamente molto negativo. Il suo giudizio oggi? Il mio giudizio oggi: la partecipazione c'è stata, la popolazione è stata così molto emotivamente vicina, però queste isole credo che siano state troppo a lungo tollerate. Un messaggio è arrivato anche dal primo ministro Renzi? Sì, ha telefonato dicendo che domani arriverà il ministro Alfano. E questo trascinamento, quasi una specie di tolleranza, va interrotto. E come avete sentito da Don Vinicio, oggi è arrivato il ministro dell'Interno Alfano a Fermo per presiedere un comitato per l'ordine e la sicurezza, terminato pochi minuti fa. È un giorno di infinita tristezza, ha detto Alfano, che segna probabilmente un confine invalicabile tra chi ritiene che ci siano dei valori irrinunciabili e chi invece tra i valori inserisce un razzismo che noi disprezziamo.
Cambiamo argomento. 3 morti e 3 feriti, tra cui una bambina che fortunatamente non è in pericolo di vita, è il bilancio dell'esplosione fatale causata probabilmente da una fuga di gas avvenuta a Lavello in provincia di Potenza. La tragedia è intorno alle 20 di ieri sera in un appartamento di una palazzina a 2 piani. L'esplosione ha provocato il crollo del solaio. I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie, scavando anche a mani nude, i corpi senza vita delle 3 vittime, tutte donne. Raffaella Trigiani, di 94 anni, la figlia Pinuccia Finiguerra, di 67 anni, e una donna romena di 31 anni, Alina Costea. Ancora cronaca, vi raccontiamo una brutta storia. A Vercelli degenera una lite tra amici. Un giovane di 24 anni è stato ucciso nella notte in un palazzo del Rione Concordia. La vittima era in compagnia di un amico 23enne nella casa in cui abitavano quando tra loro è scoppiata una lite. Il 23enne ha rincorso il ragazzo per le scale e lo ha colpito con 2 coltellate, uccidendolo. L'aggressore è stato fermato dalla polizia. La strage di Dacca, ora torturati e lasciati morire lentamente i nostri connazionali. Questa la verità ghiacciante consegnata dall'autopsia sulle salme. Al Senato l'informativa del ministro degli esteri Gentiloni. Le nostre valutazioni rivelano che dietro al massacro c'è l'ISIS, ma la nostra risposta sarà netta, ha aggiunto il responsabile della Farnesina. Sentiamo Marco Bergamaschi. Secondo le prime valutazioni eseguite con l'intelligence e le diplomazie di altri paesi, la rivendicazione dell'ISIS per la strage di Dacca è attendibile. Lo dice il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, riferendo al Senato sulla terribile vicenda. L'Italia non dimenticherà le 9 vittime italiane dell'attentato terrorista nel ristorante della capitale del Bangladesh, spiega il ministro. Non daremo tregua, aggiunge, al Daesh e al terrorismo fondamentalista. Gentiloni rivolge poi un appello alla vasta comunità musulmana che vive in pace nella stragrande maggioranza in Italia, perché si impegni a viso aperto unitariamente contro terroristi che abusano della loro religione deturpandola. Dalle autopsie sulle salme rientrate in Italia martedì a Ciampino e accolte dal Presidente della Repubblica Mattarella e dai familiari è emerso che per i nostri connazionali è stata una lunga notte di torture e agonia prima della morte. Tra domani e il fine settimana si celebreranno i loro funerali nelle città di origine e l'intero paese, in un grande abbraccio di solidarietà, si unirà al dolore delle famiglie delle vittime della strage di Dacca. Ci colleghiamo adesso con Augusto Cantelmi, in diretta per noi da Montecitorio. 2 gli argomenti che tengono banco in queste ore: i contraccolpi politici dell'inchiesta che ha sfiorato il ministro dell'Interno Alfano e quello che forse è la questione appunto delle pensioni, una vera emergenza sociale del paese, di cui stanno parlando in questi minuti il presidente dell'INPS Tito Boeri e il ministro del Lavoro. A Montecitorio, allora, per fare il punto, in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Stefania. Allora andiamo con ordine nella pagina politica, ovviamente un po' concentrata sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto la famiglia del ministro dell'Interno Alfano, prima il fratello Alessandro, poi il padre, finito nelle intercettazioni dell'inchiesta Labirinto condotta dalla Procura di Roma per presunte pressioni per favorire l'assunzione alle poste di 80 persone, una barbarie illegale ad uso politico. Queste le parole del ministro, che rimanda al mittente tutte le richieste di dimissioni partite, diciamo, dalle opposizioni. Ma a preoccupare Alfano sono soprattutto le ricadute politiche della vicenda sulla tenuta del suo partito, il nuovo centrodestra. Ebbene, sarebbero almeno 8 i senatori pronti a lasciare la maggioranza e in qualche modo a mettere in pericolo le sorti del governo se non viene in qualche modo cambiata soprattutto la legge elettorale, il cosiddetto Italicum. Ma oggi è anche la giornata delle pensioni, perché in questo momento è in corso la presentazione del rapporto annuale dell'INPS, dalla protezione sociale agli effetti della nuova legge del lavoro e soprattutto alla possibilità di andare in pensione prima, la cosiddetta flessibilità. In uscita questi temi affrontati dal presidente dell'INPS Tito Boeri, che torna a sostenere l'importanza di poter andare in pensione prima. Questo faciliterebbe, per Boeri, anche l'ingresso nel mondo del lavoro dei più giovani, giovani che in qualche modo un indubbio vantaggio dalla nuova legge del lavoro lo hanno ottenuto, soprattutto quanto riguarda la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato, senza dimenticare poi che il contratto a tutele crescenti, con, ricordiamo sempre, l'abolizione dell'articolo 18, non ha comportato aumento dei licenziamenti. E con questo da Montecitorio è tutto, la linea può tornare allo studio.
Tutto chiarissimo, Augusto, grazie veramente. In un quadro di risorse scarse fanno ancora più scalpore le distorsioni rilevate proprio dall'Istat. Il nostro welfare va troppo in direzione delle famiglie più benestanti e poco verso nuclei invece più bisognosi, come sarebbe logico aspettarsi. Sul fronte consumi delle famiglie invece si segnala per il 2015 una lieve ripresa. Giorgio Schiavoni. Un quarto delle famiglie più ricche d'Italia percepisce detrazioni IRPEF per i figli, un esborso di 1 miliardo e 100 milioni di euro, che invece di andare ai nuclei più in difficoltà, per le stranezze del nostro welfare, finisce lì dove in media il reddito familiare è di oltre 6.000 euro al mese. Lo afferma il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, presentando un'elaborazione sui dati 2013 nel corso di un'audizione in Commissione Finanze al Senato dedicata al potenziamento delle misure fiscali in aiuto alle famiglie. Il 40% delle famiglie italiane con figli a carico riceve assegni familiari per un importo medio di 1.155 euro l'anno. I nuclei nella classe più bassa di reddito, però, continuano ad essere in posizione di svantaggio, anche se aumenta il numero di minori, osserva Alleva. Inoltre, solo un sesto degli assegni familiari va a beneficio dei nuclei a rischio di povertà, mentre il 30% arriva a famiglie con un reddito più che doppio rispetto alla soglia di rischio. Ancora l'Istat, sempre a proposito di famiglie, rileva come nel 2015, per il terzo anno consecutivo, i consumi degli italiani siano leggermente aumentati. L'espansione annua dello 0,4% ha portato al primo aumento dal 2011 per l'acquisto di carne. Nel complesso, una famiglia italiana ha speso l'anno scorso 2.500 euro al mese. I matrimoni sono in calo costante, lo rivela un'indagine del Censis. Se continua così, presto diremo addio del tutto alle nozze celebrate in chiesa. Clara Iatosti. Una volta erano i matrimoni dei regnanti a farci sognare. Oggi uno studio del Censis ci racconta la crisi del rito in Italia. Cerimonia considerata non più necessaria né per abbandonare la casa di famiglia né per mettere al mondo dei figli. La ricerca ha un titolo eloquente, Non mi sposo più, e teorizza persino il 2031 come data di scadenza per le nozze religiose. Il Censis in pratica ha rilevato che tra il 1994 e il 2014 si sono perduti 128.000 matrimoni religiosi, 6.400 l'anno, e che lo scorso anno i riti in chiesa sono stati 108.000. Partendo da questo dato, il risultato è che in 17 anni, appunto nel 2031, i matrimoni benedetti dal prete saranno azzerati. In realtà le previsioni hanno sempre scarti e quote d'azzardo e i mutamenti delle società sono imprevedibili. Proiezioni del genere, rapportate ad esempio alla natalità, ci farebbero dire che fra 30 anni in Italia non nasceranno più bambini. Per fortuna la vita riserva sempre sorprese. Certo, la coppia è cambiata, eppure in Italia il 70% dei bimbi continua a nascere all'interno del matrimonio. Papa Francesco si fa portavoce ancora una volta delle istanze dei popoli indigeni, sempre più minacciati nella loro identità. L'occasione è questa volta l'intenzione di preghiera per il mese di luglio. In un video il pontefice chiede a tutti di unirsi nel rispetto dei popoli indigeni. Voglio farmi eco e portavoce dei desideri più profondi dei popoli indigeni, afferma Francesco, e voglio che tu unisca la tua voce alla mia. Il Papa, mentre nel video scorrono le immagini dei volti di donne e uomini di diverse etnie e culture, chiede dunque ai fedeli in questo mese di luglio di pregare con tutto il cuore perché siano rispettati i popoli indigeni, minacciati nella loro identità e perfino nella loro stessa esistenza. Concludiamo così questa edizione, adesso guardiamoci insieme terza pagina, la nostra rubrica. Oggi Luigi Ferraiuolo ha intervistato Massimo Franco che ci racconta il suo ultimo libro, L'assedio. Grazie per averci scelto anche oggi, rimanete con noi.